sono organi emopoietici, cioè che producono molti globuli rossi, molta emoglobina nel corpo degli animali in crescita. Questo ferro deriva certamente dalla decomposizione del sangue del dinosauro. L'intestino è l'organo più completo ed è stato possibile quindi studiarne anche le parti funzionali e distinguerlo così come l'intestino di un vertebrato vivente. Il duodeno, per esempio, è del tutto simile per forma e posizione a quello di alcuni uccelli. Questo è il duodeno di un canarino, che se immaginiamo di girare di 90 gradi assume esattamente questa posizione, si trova nella parte destra dell'addome, ha dei contatti anteriormente con il fegato e con lo stomaco, è tenuto insieme dai mesenteri, che sono dei foglietti di tessuto che probabilmente sono rimasti nel dinosauro fino alla sua fossilizzazione, e quindi praticamente non si è spostato più di tanto. È stato probabilmente spostato dal sacco del tuorlo, come abbiamo detto prima, che era ancora presente nell'addome dell'animale. La conservazione è eccezionale anche quando andiamo a forti ingrandimenti. Questa è una sezione di un intestino, di un duodeno, di un vertebrato vivente, in cui si vedono normalmente queste pieghe, che si chiamano pliche, su cui ci sono i famosi villi, che servono per consentire l'assorbimento delle sostanze nutritive. Ebbene, se noi ingrandiamo il duodeno del dinosauro, lo vediamo, lo possiamo vedere anche a occhio nudo, ci sono perfettamente fossilizzate queste pieghe che portano i villi. Ancora di più, con il microscopio elettronico abbiamo potuto vedere addirittura dei capillari, come questo capillare ramificato che si trova in una zona dell'intestino retto, e in questo punto, che ha conservato una tridimensionalità notevole, e addirittura dei batteri. Tutte queste sferule sono batteri che sono fossilizzati insieme al dinosauro, hanno probabilmente invaso l'intestino del dinosauro alla sua morte, perché è facile per i liquidi entrare nell'intestino che comunque presenta dei vuoti, e questi stessi batteri hanno partecipato alla rapida fossilizzazione dell'animale, tanto che alcuni colleghi stranieri che studiano la tafonomia, cioè tutte le fasi di fossilizzazione degli esseri di un animale morto, chiamano questo tipo di fossilizzazione microbial microfabric, cioè è una costruzione che è catalizzata dalla presenza dei batteri. Quindi i batteri in ambiente anaerobico, in assenza di ossigeno, hanno accelerato la fossilizzazione, al punto che la fossilizzazione è stata più veloce del decadimento della carcassa. Quindi in questo modo è potuto cristallizzare perfettamente anche a livello microscopico il dinosauro. La fossilizzazione più eccezionale però è quella che vediamo nei muscoli caudofemorali. Questi sono due fasci muscolari in cui si vedono le cellule ancora perfettamente allineate, come in un muscolo di un animale, di una cavia, oppure se vogliamo nel muscolo di un animale congelato. Ebbene, qui c'è una tridimensionalità ancora perfetta, c'è una freschezza dei tessuti che è strabiliante. Se noi ingrandiamo alcune di queste cellule, vediamo ancora una forma poligonale, vediamo lo spazio lasciato dalla membrana che stava tra una cellula e l'altra, e addirittura, questo è proprio clamoroso, possiamo vedere e misurare i sarcomeri, che sono le unità funzionali della contrazione muscolare. Sostanzialmente, cosa sono i sarcomeri? Sono formati da due tipi di
proteine diverse, actina e miosina, vediamoli in un preparato attuale. Questo è un insieme di fibre cellulari, di fibre muscolari di un essere vivente, potrebbero anche essere umane. Vedete questa striatura che si vedeva poco fa nel dinosauro? Questa striatura a bande chiare e scure è determinata dalla sovrapposizione o meno di fibre di actina e miosina. Quando il muscolo si contrae, queste fibre entrano una nell'altra e quindi il muscolo si accorcia. E noi abbiamo potuto vedere questa struttura in un animale che ha 110 milioni di anni. È molto spettacolare anche dal punto di vista estetico la conservazione delle unghie di cheratina, la stessa sostanza che compone i nostri capelli e le nostre unghie, che ricoprivano ancora la parte ossea degli artigli del dinosauro. L'osso finisce qui, da qui in poi questa parte scura è struttura ossea. Il ricoprimento di cheratina, che di solito non si conserva, ci sono solo un paio di esemplari di Archaeopteryx in Baviera, qualche dinosauro cinese, qui la cheratina è rimasta ancora ad avvolgere, a ricoprire l'unghia, tanto che poi se ne può anche vedere la colorazione diversa. La parte dorsale dell'artiglio è più scura, questo perché c'è una maggiore densità di cheratina che indica una maggiore robustezza dell'unghia, serviva sostanzialmente per afferrare le prede senza spezzarsi, e questa si è conservata, anche la cheratina si è conservata. Come è stato possibile questo incredibile processo, che è un processo naturale? È stata necessaria una concomitanza di tanti fattori fisici, chimici, ambientali. Dobbiamo immaginare il giacimento di Pietraroia, che oggi vediamo come una distesa di roccia calcarea, come un mare poco profondo, con acque calme, molto simile a quello che oggi vediamo nelle isole Bahamas. Il dinosauro era molto piccolo e anche per questo è stato facilmente e rapidamente ricoperto da un fango calcareo finissimo nel momento in cui, dopo la morte, è stato trasportato all'interno di questo bacino. La sua carcassa è stata seppellita immediatamente. È finito in uno strato spesso di fango, diverse decine di centimetri probabilmente, quindi è rimasto per un certo periodo con una tridimensionalità perfetta. Poi questo sedimento, a causa della pressione degli strati che si sovrapponevano sopra di lui, ha cominciato ad essere compattato e a disidratarsi, e quindi è avvenuta questa lenta deformazione plastica non traumatica del fossile fino a diventare spesso pochi millimetri. Ecco una ricostruzione della posizione che doveva avere la carcassa dell'animale al momento della deposizione sul fondo. Abbiamo studiato in dettaglio anche il sedimento che ricopriva il dinosauro con una particolare attenzione. Lo scopritore del fossile aveva completato la lastra con delle parti che non appartenevano allo strato originario. Giusto per dargli robustezza e per avere un contorno più ampio. Questi incollaggi sono stati ben evidenziati e studiati in luce ultravioletta e sono stati la premessa per lo studio del vero sedimento che inglobava il dinosauro all'inizio. Eccolo qua. Tutte queste parti velate in grigio non appartengono alla lastra originaria. La lastra originaria è questa ed è in particolare in queste zone evidenziate in ocra che abbiamo studiato il sedimento, perché queste zone sono ciò che resta dello strato che ricopriva l'animale. Analizzando al microscopio elettronico queste porzioni di sedimento abbiamo trovato
delle microscopiche spicole di spugne, sono tracce del guscio siliceo, vedete il picco molto alto di silicio, nel punto C, che indica proprio una composizione silicea, e queste spugne si trovano tipicamente nella serie medio-alta di Pietraroia. Quindi abbiamo potuto ricollocare il dinosauro nel punto idealmente all'interno della serie stratigrafica da cui era stato, da cui proveniva. E questa è una prova importante che in modo definitivo ci dice che questo fossile viene proprio dal giacimento di Pietraroia. La matrice che invece che vedete più chiara, che ingloba questi resti di spugne, è fatta di carbonato di calcio e quindi è una tipica micrite. Il dinosauro è in grandissima parte costituito da fosfati, che non sono presenti anche questi nel sedimento, e quindi anche questo ci dice che i fosfati che vediamo nel dinosauro fossilizzato venivano dalla carcassa dell'animale e non dal sedimento. Questa è una cosa che distingue molto Pietraroia da Solnofen, Eichstätt, altri giacimenti, in cui, essendo delle lagune molto chiuse, i fosfati si accumulavano per accumulo di carcasse in decomposizione, quindi erano dei mari eutrofizzati, diciamo, molto un po' inquinati dal punto di vista organico. Invece Pietraroia no. E come dicevamo all'inizio, questa scoperta ha cambiato l'idea di come doveva essere l'Italia nel Mesozoico. Certamente, almeno in alcune fasi, in alcuni periodi, l'Italia era più che un arcipelago di piccole isole, altrimenti non avrebbero potuto vivere e soprattutto non avrebbero potuto migrare, trasferirsi, muoversi i dinosauri. Ora, in base allo studio di non solo di Scipionix, ma anche di tanti giacimenti che sono stati trovati in Puglia, per esempio, che vedete indicata qui con AP, la placca Apula, sappiamo che la piattaforma carbonatica appenninica, corrispondente all'area oggi del Mattese, doveva essere una terra emersa, a volte in certi momenti collegata sia con la piattaforma Apula che con la Panormide, che è la piattaforma su cui giace la Sicilia. Il ritrovamento di un frammento di osso di dinosauro a Capaci in anni recenti ha fatto capire che probabilmente i dinosauri italiani erano dei dinosauri che venivano dal Nord Africa, attraverso questo promontorio della Tunisia, che permetteva loro appunto di migrare fino alla piattaforma Apula e forse poi di arrivare fino alla Adria, dove poi sono stati trovati alcuni dinosauri, per esempio vicino a Trieste in epoca recente. Quindi queste terre emerse ad un certo punto dividevano la cosiddetta tetide alpina da un altro bacino marino, che corrisponde all'attuale Mar Ionio. È molto complicata la paleogeografia d'Italia, voi geologi lo sapete benissimo, perché c'è stato un forte dinamismo, cioè questa ricostruzione va bene per il Cretacico inferiore, ma non va già più bene per il Giurassico, o meno ancora bene per il Triassico. Comunque adesso sappiamo molte cose e grazie anche allo studio dei dinosauri abbiamo un quadro più chiaro di come doveva essere la distribuzione delle terre emerse nel Cretaceo inferiore. E la paleobiologia di Scipionix, cioè come questo dinosauro viveva, è stata una scoperta nella scoperta. A un certo punto, dopo che avevamo studiato tutte le ossa e contato soprattutto tutte le ossa, in particolare le costole, ci siamo accorti che c'erano delle ossa in più, che non appartenevano evidentemente al dinosauro, soprattutto questa massa gialla che è in una posizione compatibile a quella che doveva essere la posizione dello stomaco. E quindi, analizzando ancora con pazienza, direi maniacale, tutte queste ossa, tutti questi resti, abbiamo scoperto che
all'interno del tubo digerente erano conservate anche le prede del dinosauro, ed erano conservate esattamente nella posizione in cui erano quando l'animale è morto, non si sono mosse. Quindi, caso più unico che raro per un fossile, abbiamo potuto ricostruire anche una cronologia della dieta del dinosauro: che cosa ha mangiato per primo, per secondo, per terzo, per quarto e almeno per quinto. Questo ammasso di ossa è stata una vera sfida, perché erano piccolissime, erano nascoste in parte dall'intestino. Le abbiamo confrontate con tantissimi fossili e abbiamo capito che in realtà si trattava della caviglia di un rettile lepidosauro, una specie di lucertola. Qui abbiamo Derasmosaurus, Pietraroie, ma in realtà l'affinità anatomica è più con un animale del tipo di Cometocadmon fitzingeri, che è un altro fossile di rettile lepidosauro trovato a Pietraroie. Questo ci fa capire come questi animali fossero dei predatori agili, perché le lucertole sono velocissime. E questo animale in particolare per noi è una prova indiretta del fatto che il dinosauro è stato nutrito dai genitori, e lo vedremo quasi subito. Prima però volevo mostrarvi questo ammasso di scaglie che abbiamo trovato nell'ultimo tratto dell'intestino. Questo è ancora il muscolo caudofemorale con le fibre muscolari che vedete, che abbiamo visto prima, e qui ci sono delle scaglie lucide con una forma più o meno rettangolare. Ebbene, abbiamo esaminato queste scaglie al microscopio elettronico, scoprendo che hanno una struttura lamellare, acellulare, non ci sono cellule. È una struttura tipica delle scaglie dei pesci teleostei, dei pesci ossei attuali. E abbiamo addirittura contato gli anelli di accrescimento di queste scaglie, capendo che il pesce che si mangiò Scipionix aveva 9 anni nel momento in cui è stato predato dal dinosauro. Eccolo qua. Ed è stata la prima preda, perché è nell'ultimo tratto dell'intestino. E poi ci sono altre tracce lungo il corso del tubo digerente, che ci indicano la presenza di un altro pesce un po' più piccolo, c'è la pelle di un rettile, e c'è questa caviglia che abbiamo visto prima, che per le sue dimensioni rappresenta un animale lungo quasi quanto il dinosauro. Queste dimensioni sono proprio in proporzione. Probabilmente Scipionix non sarebbe stato in grado di catturare una lucertola così grande. E poi c'è solo una parte di questa preda all'interno del suo stomaco. Quindi, secondo noi, questa è una prova indiretta del fatto che il dinosauro è stato nutrito dai genitori che gli hanno portato la zampa di questa lucertola. Un'altra cosa che ci dice questa serie di ritrovamenti è che noi parliamo sempre di dinosauri carnivori o erbivori, sono semplificazioni. Questo animale mangiava abitualmente anche pesci, e quindi questi animali erano dei predatori, degli animali opportunisti, così come lo sono oggi le iene, gli sciacalli, i leoni. Però è rarissimo trovare in un fossile anche di età così giovane, un animale che è vissuto per pochi giorni, tutte queste prede che ci aiutano a ricostruire una biodiversità preistorica. Cioè, questo è una finestra incredibile su un momento lontanissimo del passato geologico d'Italia, ma completissima. Se prendiamo tutto il giacimento di Pietraroie, se potessimo studiare con questo dettaglio tutti i fossili che sono stati trovati lì, chissà quanti dati in più ricaveremmo. Scipionix certamente però lo meritava per la sua visibilmente eccezionale conservazione. Una cosa non ha conservato questo dinosauro: tracce della pelle. Questo è dovuto probabilmente ad un particolare chimismo del giacimento di Pietraroia, che ha consentito la fossilizzazione degli organi interni, mentre in altri giacimenti, come questi ormai famosi giacimenti cinesi, i dinosauri conservano molto bene la pelle, ma non gli organi interni. Tra questi dinosauri c'è un cugino, lo possiamo proprio chiamare così, di Scipionix, che si chiama Sinosauropteryx, vuol dire rettile piumato della Cina,
rettile pennuto della Cina, che fu scoperto nel 96, fu uno dei primi, anzi il primo, che mostrava sulla pelle degli strani filamenti, questi filamenti nerastri, che indicano la presenza di una cresta piumata. Sono piume molto primitive, non ramificate, e che indicano che ad un certo punto i dinosauri hanno avuto il bisogno di, alcuni dinosauri, questi piccoli carnivori, hanno avuto il bisogno di ricoprirsi di una copertura che li isolasse termicamente, che li tenesse più caldi. Questo vuol dire che questi, che noi chiamiamo ancora rettili, in realtà in questa fase evolutiva avevano già sviluppato il sangue caldo, altrimenti non servirebbero le penne per mantenere un corpo che si può riscaldare al sole. Qui era già comparsa l'omeotermia e questi dinosauri si stavano avviando a diventare animali volatori. Quindi non è vero che tutti i dinosauri sono scomparsi alla fine dell'era mesozoica, in realtà alcuni si erano già trasformati in quelli che oggi chiamiamo uccelli. Ecco perché abbiamo cambiato anche l'aspetto del nostro Scipionix. Nelle prime ricostruzioni era un rettile squamato e ora preferiamo ricostruirlo con queste penne primitive che quasi certamente possedeva, anche se non le abbiamo trovate in questo fossile. Che ci fosse una parentela tra rettili e uccelli si era già capito a metà dell'Ottocento, quando venne scoperto il primo esemplare di Archaeopteryx. Si disse che era un anello di congiunzione tra rettili e uccelli perché mostrava delle penne ma aveva ancora delle caratteristiche da rettile, ma non si capiva che tipo di rettile fosse. Soltanto negli ultimi anni si è capito che Archaeopteryx in realtà era un dinosauro piumato che aveva già imparato a volare, perché ha delle ali degli arti anteriori molto allungati e ha delle penne remiganti. Se vediamo, scusate, volevo andare indietro un attimo, vedete le penne come sono ben conservate, sono asimmetriche, sono allungate, sono proprio le penne di un animale che vola. Però c'è ancora una coda ossea lunga, come la coda di certi dinosauri carnivori. Quindi è proprio una via di mezzo, una specie di anello di congiunzione. Ritrovamenti recenti, fatti non solo in Cina ma anche per esempio in Mongolia, ci hanno fatto capire che alcuni dinosauri carnivori avevano anche un comportamento da uccelli. Per esempio questo dinosauro, che era stato chiamato Oviraptor negli anni 20 del secolo scorso perché si pensava che avesse mangiato le uova vicino a cui erano state trovate le sue ossa, in realtà le stava covando, ma questo non era stato visto perché i primi fossili erano molto incompleti. Poi nel 94, per esempio, è stato trovato questo scheletro fossilizzato in posizione di cova, mentre sta con gli arti posteriori accovacciato e con gli arti anteriori abbraccia letteralmente il nido di uova che stava covando. Quindi non c'è stato nome più sbagliato dato dai paleontologi. Oviraptor vuol dire predatore di uova. In realtà, quando poi è stato trovato addirittura anche un embrione della stessa specie di Oviraptor all'interno di queste uova allungate, si è capito che queste uova allungate erano le sue e che quindi queste erano delle madri premurose che avevano sacrificato la propria vita pur di proteggere le uova quando una tempesta di sabbia aveva ricoperto i loro corpi. Questa è addirittura la fossilizzazione di un comportamento. È stato trovato in Cina, sempre in questi giacimenti eccezionali della provincia di Liaoning, un dinosauro lontano parente dei Velociraptor, tanto per intenderci, un troodontide, che è morto rannicchiato, ma rannicchiato in un modo particolare. Qui vedete la testa e in questo punto vedete le ossa del braccio e dell'avambraccio. Praticamente la testa era appoggiata sotto il braccio, un braccio anteriore. Era protetta, scusate, era protetta dall'arto anteriore, probabilmente da un'ala, e soltanto gli uccelli dormono con la testa rannicchiata sotto un'ala.
prima della scoperta di Scipionix, un altro importante dato che aveva, che ha fatto capire la parentela tra dinosauri carnivori e uccelli, è emerso. Nel 2008 un paleontologo di Chicago ha descritto questo scheletro di un grande dinosauro carnivoro che mostra delle ossa con molte cavità. Tutte le ossa dei dinosauri carnivori sono cave, come quelle degli uccelli, anche quelle di Scipionix. Però in questo dinosauro si vedono proprio dei diverticoli, cioè si vedono delle aperture sulle ossa in alcuni punti del corpo che fanno capire che queste ossa erano invase da sacche aeree. E le sacche aeree ci sono soltanto negli uccelli e sono quelle specie di pompette che servono per muovere l'aria nei polmoni e favorire quindi la ventilazione, la respirazione. Questa ipotesi contraddiva quello che era stato pubblicato da un gruppo di fisiologi dell'Università dell'Oregon, che vennero a studiare Scipionix in soltanto 3 giorni a Salerno nel 99, e decisero di aver capito in 3 giorni che questa macchia enorme rappresentava il margine anteriore del fegato e che quindi questo fegato così grande divideva completamente la cavità addominale del dinosauro in 2 parti e lo rendeva simile ad un coccodrillo. Lo vediamo meglio, questa è una cosa un po' complicata, schematizzando. I mammiferi respirano grazie ad un diaframma muscolare e alla ventilazione costale. Praticamente noi, dilatando e comprimendo il torace, facciamo entrare aria e la facciamo uscire dai polmoni. I coccodrilli respirano in un modo simile, ma siccome non hanno un diaframma muscolare, fanno muovere il loro diaframma dal fegato, attraverso il fegato, perché ci sono dei muscoli che si chiamano muscoli diaframmatici che spingono avanti e indietro il fegato contro i polmoni come se fosse un pistone. I fisiologi dell'Università dell'Oregon credevano di avere trovato delle tracce di muscoli diaframmatici attaccate all'osso pubico di Scipionix in questo punto, e quindi dicevano che e anche Scipionix aveva un tipo di respirazione simile a quello dei coccodrilli, che si chiama appunto pistone epatico. In realtà questo avrebbe demolito completamente la teoria dell'origine degli uccelli a partire dai dinosauri, perché gli uccelli respirano in modo completamente diverso. Non hanno delle foto dell'esemplare prima della pulitura del fossile, abbiamo visto che quelli che i colleghi chiamavano muscoli diaframmatici in realtà erano un nodulo di calcite. Questo nodulo di calcite si vede molto bene con una luce radente. Si vede che questa parte del fossile che è stata levigata dagli strumenti di preparazione per accertarsi che qui non ci fossero altri resti molli, in realtà continua in direzione dorsale in questo nodulo. E quindi abbiamo sostanzialmente esaminato al microscopio elettronico questa materia per vedere se si trattava di materia muscolare oppure no, e abbiamo visto che si tratta di una sostanza amorfa, senza forma, per nulla compatibile con la struttura di fibre muscolari allungate, con la presenza dei sarcomeri che c'è in tutto il resto del dinosauro, e soprattutto che questo nodulo è fatto di calcite, non è sostanza fosfatica. Il picco qui è fosfato di calcio e questo picco è carbonato di calcio, completamente diverso. Questo cosa vuol dire? Che i dinosauri non avevano i muscoli diaframmatici, e solo Scipionix ce lo può dire, perché ha conservato dei muscoli ma non ha conservato questi ipotetici muscoli diaframmatici. Ecco quindi che lo studio di Scipionix alla fine è importantissimo anche per capire, per rafforzare la
connessione esistente a livello evolutivo tra dinosauri e uccelli. Abbiamo visto che ci sono dei preadattamenti nello scheletro, cioè struttura anatomica simile tra le ossa dei dinosauri carnivori e quelli degli uccelli. Alcuni avevano le piume e le penne, alcuni avevano un comportamento simile, ma soprattutto alcuni teropodi possedevano sacche aeree ed erano privi di pistone epatico, quindi diversi dai coccodrilli. E quindi possiamo dire che da un punto di vista filogenetico gli uccelli sono dinosauri teropodi, sono dinosauri che hanno messo le penne, hanno imparato a volare. Questo apre una serie di scenari, tra cui il fatto che avendo le penne i dinosauri probabilmente potevano usarle in modo molteplice, così come fanno gli uccelli, anche per il corteggiamento, per il riconoscimento a distanza, e quindi alcuni di questi animali, perché no, dovevano avere anche una colorazione sgargiante, iridescente. Di questi giorni la notizia che sono stati trovati altri dinosauri pennuti, sono stati trovati i pigmenti fossilizzati che indicano che alcuni dinosauri avevano queste penne iridescenti proprio come gli uccelli. Quindi scusate per la difficoltà di alcuni contenuti, ma Scipionix è tutto questo, cioè un dinosauro che grazie alla sua eccezionale conservazione ci permette di approfondire in modo precedentemente inimmaginabile l'anatomia non solo di questo fossile, ma anche l'anatomia comparata tra dinosauri, uccelli e tanti altri vertebrati estinti ed attuali. Quindi dobbiamo ancora una volta essere orgogliosi del nostro dinosauro. Grazie.